Venivo qui, molti di voi lo sanno, i parrocchiani sicuramente, anche tanti giovani. Qui ad Alba c'è un centro vocazionale. Venivo qui per partecipare a un ritiro vocazionale in Quaresima. E qui sentii forte la chiamata del Signore. Allora credo che i primi grazie che io voglio fare sono a due sacerdoti che ora non ci sono più. Il primo, quelli di Novi lo conoscono, è padre G.P., un frate francescano di Novi che ora è in paradiso, che è stato il mio parroco e a cui ormai 10 anni fa, alla fine del liceo, dissi il mio desiderio di diventare religioso e sacerdote. L'altro è padre Luigi Marsero, che avete conosciuto, che 7 anni fa mi fece il suo invito ad entrare nel seminario degli Oblati di San Giuseppe. Tutte e due ora sono in paradiso e sono sicuro che gioiscono e intercedono sempre per me, la mia vocazione e tutta la congregazione degli Oblati di San Giuseppe e tutti i religiosi del mondo. Ringrazio il Signore per il dono della vita e della vita consacrata. Sì, la vita consacrata è veramente un dono che Dio fa alla Chiesa e a tutti noi. Un dono che da sempre ho conosciuto e apprezzato nella mia parrocchia. Ecco perché un altro grazie lo voglio dire anche a Padre Ennio, è un frate francescano. I frati francescani sono stati per parecchio anno nella mia parrocchia e chi in un modo e chi in un altro hanno curato la mia vocazione fin da piccolo. La realtà del dono si esprime bene nel gesto di abbraccio che ho scambiato con i miei confratelli. Significa sì accoglienza, ma io credo che sia soprattutto la realtà del dono, il riconoscere l'altro come dono. Il mio confratello è dono per me e io lo sono per lui, anche se a volte questo è un po' pesante. Non sempre è facile vedere l'altro, il mio confratello, in comunità come dono. A volte, stando un po' terra a terra, diventa anche un po' pesante. Ma credo comunque che con la grazia di Dio questo si superi.